ragazzi, buongiorno, siamo qui per fare un bellissimo allenamento insieme, Total Body, ma voglio ricordarvi una cosa, che il trampolino può essere utilizzato anche quando faccio lavoro a terra, perché il trampolino ci permette di mimare o fare una cosa in contemporanea sul trampolino. Il trampolino aumenta i risultati dei nostri sforzi, perché comunque è tutto un motivo metabolico che non va a spiegarvi. Vi posso garantire che scientificamente provato stimolo fino a 191% di fibre muscolari in più, così perdiamo meno tempo, ci protegge l'articolazione, ci permette di allenare al meglio, ci permette di avere più risultati dai nostri sforzi, e perché no. L'altra cosa che ci servirà è, vedi là, sono qui due pesi possono essere anche bottiglie d'acqua, volendo possiamo anche aggiungere magari sassi o qualcosa dentro la bottiglia d'acqua se lo volete aumentare il peso, perché non trovate pesi in giro. E facciamo un lavoro di total body che sarà cominciamo il riscaldamento, ve lo spiego mentre stiamo facendo il riscaldamento. Ok, io farò sul trampolino. Ok, noi cominciamo a marcia terra, marcia terra, marcia terra, marcia terra, e chi sta sul trampolino va in bounce. Allora, io lavorerò sul trampolino perché sto soffrendo un po' con tendinite al ginocchio. I tendinite al ginocchio mi blocco, purtroppo lavoro a terra perché è troppo di impatto. Invece sul trampolino posso mantenere il mio allenamento. Questa è la cosa bella del trampolino, perché ci permette comunque anche con problemi di schiena, di caviglia, di ginocchio a lavorare. Ok, facciamo step touch, 4, step touch, chiudo, e 4, ancora 4, 4 step touch, e 4, dammi in due tempi, 2, 2, 2, 2 ancora, 4 volte, 3 volte, 2, singoli, ok, singoli. Questo è solo un riscaldamento, perché andiamo a fare un total body di 4 blocchi di lavoro, un blocco di 9 minuti di brucia grassi, un blocco di 9 minuti di glutei, braccia, poi facciamo 9 minuti di braccia e 9 minuti di addominali. L'avete detto che vi piace molto questo stile di allenamento, così la faremo. Ok, andiamo in jumping jack, jumping, jump, piccolo jumping, piccolo jumping. Tu a terra faresti così, 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 chiudendo e aprendo. Io lo faccio sul trampolino, io lo faccio sul trampolino. Ricordate sempre che il trampolino ti fa lavorare di più, facendoti soffrire di meno. E questo è sempre il mio consiglio per tutti quanti di prendere un trampolino, perché nella mia carriera non ho mai visto niente darti una gamba più snella, una, diciamo, un corpo più bello. Ok, così, apro, chiudo, apro, chiudo ancora, dammi un altro 4, 4, 3, 2, ok, andremo in knee up. Ok, poggio la sinistra, la destra viene su, in avanti. Ricordate che sempre le ginocchia devono seguire il punto del nostro ginocchio. Tira, tira, tira su, continui, tira su. Devo alzarmi la musica poco a poco, che non lo sento. Ecco, tira, tira, tira in avanti. Ok, vai, tira, tira. Questo è solo un riscaldamento, ragazzi. Come è andata la vostra vacanza? Siamo per rientrare, siamo per ricominciare la nostra vita quotidiana, però anche quello piacevole. A me piace tutte le stagioni, perché ogni stagione ha qualcosa da offrirci, e quando finisci la stagione un po' sei quasi contento che è finito, perché dice ok, basta, fa troppo caldo, adesso ci sarà un po' di fresco. Cambiamo la gamba, spira su, addominali, anche piccola torsione di addominali, tira in avanti, tira in avanti, ancora, 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 vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, centro, centro, sci di fondo, spingo, spingo, cambio, vado, 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 cambio, vado, spingo, 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 cambio, vado, 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 torno, centro, fianco, 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 braccio fuori. Riscaldiamo anche le spalle un po', perché è molto importante di non lavorare su una struttura fredda. Dobbiamo sempre lavorare tutto insieme per far sì che avremo il massimo del nostro allenamento. Vado, vado, ancora, 4, 3, ok, batti le mani in avanti, 4, 3, 2, 1, apro, ancora, 4, 3, 2, 1, apro, di nuovo, 4, 3, 2, 1, apro, e 4, oh. Lo fai in 2, 2, 2,
due, vai, singolo, ula, ancora, piccoli movimenti nei fianchi, stiamo provando di riscaldarci, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ok, guarda, spinta su, 2 su, 2 giù, 2 su, 2 giù, su, giù, giù, su, giù, vai, fai singola, vado, vai, spingo ancora, ancora, 4, 3, venite di qua, e leg curl, indietro, vado, tiro con le braccia e scalcio indietro, come se stessi provando di toccare il tallone proprio su il sedere, 4, 3, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, cambio lato, piano, cambia, curva, tira, ci abbiamo un minuto e mezzo, poi andremo a lavorare sul nostro lavoro, brucia grassi, vai, ancora, tira, datemi altri, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, torno al centro, fianco, in proprio incrociate le vostre dita del vostro pollice e tiro fuori e sento come si attiva, fuori, marcia fuori, tira proprio qua, e questa va ad attivare tutte le muscolature che volevamo, tira, ancora, ok, 46 secondi ragazzi, ok, partiamo con lavoro bruciagrassi e ampliometria o in movimenti molto intensi, ok? Allora, la prima sarà toe touches, a me piace toe touches perché alzano il battito cardiaco tanto, vuol dire giù e su, ok, questa, se sei sul trampolino puoi fare aggiungere un piccolo salto, se sei a terra non necessita il salto perché è già tantissimo senza il salto. Ricordate sempre che il trampolino ti può aiutare a aumentare l'intensità senza danneggiare o senza gravare sulla vostra articolazione. 4, 3, 2, bruci grassi, andiamo. 50 secondi, vai. Ok, primo minuto di lavoro. Su, giù e su. Tutti quanti la possono fare, sia a terra che sul trampolino. Ripeto che io sto lavorando sul trampolino perché mi dà di più e sto purtroppo nutrendo un po' di tendinite sul ginocchio. Ok, che la mia vita è molto sportiva. Ho fatto un movimento che non dovevo fare e adesso la devo rieducare il tendine. Ok, ancora 11 secondi, 10 secondi, 8, 4, 3, 2, and stop, ok, 10 secondi, si è sentito tutto, ok, jump jack, in, pliometria, siamo, ok, apro e chiudo, è lungo ragazzi, ok, se sei sul trampolino puoi anche girare, volendo, ok, però siccome siamo mezza terra, mezza trampolino, la facciamo tutti quanti insieme. Respira. Vado. 27 secondi. È un lungo. Lo sai quando facciamo Tabata? Diventa ogni passo. Dici, wow, però, come efficace. Grandi sorrisi che stiamo facendo tanto per il nostro corpo. Ancora 13 secondi, 12 secondi. Questa è la prima fase. Brucia grassi. Poi andremo nelle tre fasi. Tonificanti. 3, 2, 1 e relax. Ok, andiamo a fare coccodrillo a terra e qua sul trampolino molto similare. Porteremo con il bounce su e laterale con le gambe. Vai. Ok, vado, laterale. Fai anche un piccolo
accorciamento tra la spalla e l'anca, non ginocchio, anca, così senti sul punto vita. E siamo al terzo di nove, vai, vai, tira, tira, respira, respira, concentrati, non dimenticare di respirare, addominali tesi, anche se sei a terra, puoi fare un piccolo bounce a terra, vai, 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 ancora, 4, 3, 2, 1, stop. Ritorno su ragazzi, eccellente, ok, andiamo a fare doppio jump, 1, 2, scendo, su, scendo, tento sempre delle destre ginocchia che vanno verso fuori, che seguono dito medio delle piede, ok, la prossima sarà una bella corsa, così a terra batterete piedi utilizzando le braccia, stessa cosa su il trampolino, 1, 2, scendo, ancora 21 secondi ragazzi, respira, ancora, e per questi 9 secondi, 9 minuti scusami, avremo un minuto di recupero dove possiamo bere un po' di acqua e prepararci per il nostro prossimo andazzo, ancora relax, ok. La prossima sarà corsa, è lungo, sono 50 secondi così, puoi anche correre più lentamente, però, vai, ok, 50 secondi, muoviti nello tuo spazio, muoviti nello tuo spazio, ok, puoi fare più lento, fai più veloce, se sei su un trampolino, ginocchio viene in avanti, ma anche terra, ginocchio viene in avanti così ti protegge le ginocchia. E spingi con quella braccia avanti e indietro, intensità ragazzi, questo è il primo blocco di lavoro, devi essere intenso perché stiamo bruciando grassi ancora, ok, ultimo scatto, 15 secondi, vai 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 vai, 5 4 3 2 1 stop. Ok, la prossima sarà un modified burpee, a terra è 1, 2, 3 e su, ok? Sul trampolino stesse cose, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su, a terra è 1, 2, 3 e salgo, 1, 2, 3, salgo, 1, 2, 3, salgo, vai, ancora ragazzi, ancora, stiamo facendo un bellissimo lavoro, vai, su, trampolino è qua, su, senti come si attivano le gambe e come alza il battito cardiaco, lo sentite no? Ancora, uno, e relax, ok, jumping jack, semplice, proprio per un minuto, la facciamo apri e chiudi, a terra le gambe non stacco, 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 ok, piccolo salto a terra e qua, apro, chiudo, il movimento, lavoro cardio, lo senti il battito che si alza, ok, apro, chiudo, lo sentite il lavoro, eh? Anch'io, e quanto è figo quando lo senti il lavoro, vuol dire che sto facendo qualcosa per il mio corpo ed è bellissimo, ancora 22 secondi, vai vai vai, ancora, vai vai vai, vai vai vai, 14 secondi, poi faremo un lungo, facciamo jump squat con twist, ok, ok, se fa in pliometria 2, 1, e relax, voglio dire una cosa, che c'è ancora due minuti in zona brucia grassi, ok, parte in diagonale, ok, vado, è un lungo questo ragazzi, posso anche andare più lento, ok,
più lento, perché quello non è lungo, non sono i 20 secondi di Tabata, è un 50 secondi di total body. Così, doso la forza, ma anche fermo e poi giro, però provo di continuare il movimento senza fermarla. Mettiti alla prova ogni giorno, siete più forti di quello che pensate. Ancora, 19 secondi. Ancora 14 secondi, 10 secondi e poi la finiremo con il nostro toe taps, che mi piacciono tanto perché è molto total body, ma non è troppo. 4, 3, 2, 1. Ok, l'ultima, quella è la prima che abbiamo utilizzato, tocchi i piedi e su. 2, 1, ok, ultima. Ok, piccolo salto, se puoi aggiungere piccolo salto fallo. Su. Senti che anch'io sono corto di fiato perché questo è tutto il body. Quando parliamo del trampolino, che senti il cuoce il fiato quando c'è un pompaggio contestante, ma quando mettiamo i fermi come in pliometria, lo senti molto più lavoro. Molto più lavoro. 22 secondi, dai. Stiamo facendo bello lavoro. 14 secondi. 2. Poi la primo blocco di lavoro è andato. Andremo a concentrarci sui nostri braccia e pettorali. Ok. Ok. Primo blocco di lavoro è andato. Quanto sono orgogliosa di voi. Respira. 2, 1. E pausa. Un minuto. Bevete un po' di acqua, ragazzi. Ma non sedetevi. Cammina sempre e sentirai le gambe che diventano, non dico pietre, ma diventano marmo quando facciamo il lavoro pliometrico. Respiro anch'io. Prendete i vostri pesi, perché adesso andremo a lavorare 9 minuti di braccia. E sempre, quando lavoriamo con i pesi, puoi cambiare il peso, aumentare, diminuire, la potete rallentare il movimento. Sono sempre esercizi che sono di 50 secondi e così li senti tanto, li senti veramente tanto. Ok, ancora 15 secondi. Adesso tu, se sei a terra, vorrei che comunque fai un piccolo bounce sulle gambe. Se sei sul trampolino vedrai che comunque, anche se non stiamo concentrando sul bounce, comunque c'è. Ok, apro e vado su, piccoli su. Piccolo movimento su, una concentrazione, si chiama concentration curl, vuol dire la curl è concentrato sulla parte finale, alza anche la parte che è interna, vedi che la parte vicino al mio seno, faccio un piccolo sollevamento finale, bam, bicipiti, yeah, bicipiti, bei muscoli delle braccia. E la prima parte del corpo che si vede senza veli sono le braccia. Puoi seguire lo stinco, ginocchio e poi magari dopo la pancia. Ma la pancia viene dopo, il glute, non ci parliamo. Così andiamo a allenare le braccia per sembrare sempre più forte. Ok. Relax, alzate laterali, braccia curve. E facciamo in 4 tempi, scusami, e 4, 3, 2, 1, scendo, e 4, 3, 2, 1, scendo, ferma, spalle basse, lontana, spalle dall'orecchio, collo lungo, giù, respiro, non lavorare in apnea, i muscoli hanno bisogno di ossigeno, giù, ancora, ancora, su, giù. Giù, su. Respira. Ancora, su. 15 secondi. Non è bello lavorare proprio con il trampolino perché vedi che io sto lavorando sempre. È come fare una corsa mentre sto facendo i pesi. Perché la corsa è ripetitivo come movimento, non ciclico. And relax. Ok ragazzi, tutti quanti
o su una sedia o sul trampolino, braccia indietro, andiamo a lavorare i tricipiti per 50 secondi, spingo sulle spingo sulle braccia, ok? Non sto spingendo sui sedere, ma sulle braccia, vedi che si piegano le braccia anche su, piccole piccole, a terra, è così, e bam, ok, a terra è così. Comunque ancora 31 secondi sul trampolino, lo potete anche fare questo molleggio. La cosa importante è di sentire che le braccia sono coinvolte. Se non volete tenervi tutto il peso, spingi, spingi, spingi sulla sedia, tenendo le natiche sulla seduta. Però la cosa importante è che senti il peso sui polpastrelli della mano. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, prendete i vostri pesi, sdraiatevi, ok? Se siete a terra mettete un cuscino, ok? Testa giù e bacio su, giù e spinta, 2, piccola spinta, ok? Se sei a terra è qua, se a terra è qua, 38 secondi, se siete sui trampolino aggiungi le gambe, perché questo piccolo bounce in più ti fa pesare di più i pesi e ti fa coinvolgere l'addome. Perché il trampolino è veramente un allenamento total body, perché lavora le cellule e tutte le tipologie delle cellule del corpo. Ossa, muscolo, tessuto connettivo, linfatico, organi interni, tutto, 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 tutto. E questo è così, ringiovinante, ringiovinante. 4, 3, 2, 1, relax, salgo di nuovo, ok, andiamo a fare spinta in alta con i nostri pesi, ma sempre 2-2, ok, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2, vai, e respira, ok, guardami le spalle, vengono, le spalle rimangono basse, i gomiti sono sempre leggermente di fronte alle spalle, faccio e giù, su, posso anche bounceare vuol dire molleggiare a terra, vai, ok, un piccolo bounce tiene tutto il corpo in attività, lasci far bruciare di più, respira, ancora 15 secondi, rilassati la faccia, non tenere la mascella, la faccia grinzata, rilassa la faccia, vedi da solo le rughe, la faccia non può aiutare le spalle a lavorare, ancora, 3, 2, 1, relax, eccellente, ok ragazzi, lo facciamo tutti quanti a corpo libero, braccia su, 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 su e poi chiudo, su, 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 io potrei utilizzare i pesi qua volendo, e se non volete, cioè decidete voi, o così senza, o così con, palmo sempre su, ok, su, 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 se hai i pesi vai più lento, più lento, più lento, più lento, se senza pesi vai più veloce, ok, and su, su, come se stessi provando di fare, lasciare un'impronta della tua tricipiti su, sopra di voi, tira, 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 ancora, 5, 4, 3, 2, 1, ok, andiamo a fare un allenamento un po' total body che coinvolge tutto, mettiamoci in posizione da flessione anche con le gambe piegate, tocco, 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 perché è un lungo, tocco la spalla, tocco la spalla, respira, ok, vai, vai, così, potenziamo polsi, spalla, tutto quanto, però stai coinvolgendo anche i core, i muscoli del cingolo pelvico, tiro, tiro, vado, ok, perché dopo che abbiamo finito questi, passiamo sui glutei, e avremo già finito il nostro blocco di brucia grassi, poi di spalle, e poi glutei, ancora, mesi dedicati ai glutei, state facendo il glutei challenge,
quella glutea ci richiede tanto impegno. Però risponde. Ok, adesso i palmi sì, sono parallele, si chiude qua, giù, ok, vengono su, si chiama hammer curl, keep it su, giù, ok, 4, 3, 2, singoli, su, 2, 3, 4, 5, andiamo più lento della musica, 6, 7, 8, sono proprio chiusi, come se stessi provando a sbloccare i bicipiti proprio con il peso su e giù. Continuiamo, dai. Poi ci manca soltanto un esercizio ancora dopo questa. Bicipiti. Vai. 3, 2, 1, relax. Ok, l'ultimo. Ultimo. Usiamo soltanto un peso solo, facciamo 30 secondi per braccio, su, 25 secondi per braccio, su e giù, sollevo giù. Metti una mano sulla spalla così senti che la spalla non si innalza. Respira, il gomito leggermente piegata, ok, su e giù. Ci mancano ancora 7 secondi, poi cambieremo il braccio. 3, 2, 1, cambio, su e giù. Su e giù, spalla rimane bassa, la faccia, vedi che la faccia è rilassata, perché la faccia, non fate così, di questo non ti può aiutare la spalla rimane bassa, gomito leggermente curvo, dorso della mano su, piega proprio poco le gambe, schiena allineata, ok, perché la corretta forma con i pesi è fondamentale. E poi quando scendiamo giù non crolliamo verso basso, lasciamo spazio per il nostro corpo a ritrovare il suo. Ok, minuto di recupero, andiamo, bevete un po' di acqua. Adesso passiamo sui glutei. Yeah, oh, mi piace il glutei. Ok. Cross-back squat. Perché? Vedrete che quando riusciamo a lavorare con la gamba incrociata dietro di noi, ci costringe di lavorare dove vogliamo su tutto questo pezzo. Così saliremo e scenderemo sia a terra che sul trampolino, ma voglio che mettete una mano sotto il gluteo per sentire il lavoro che andremo a svolgere. Faremo un minuto per gamba, ok? Perché proprio il gluteo è un grandissimo gruppo muscolare, ha bisogno di cariche importanti e tanta costanza proprio per avere uno svolgimento, cioè uno sconvolgimento della struttura stessa. Ok, ci siamo, 8 secondi, pronti per partire. La destra in avanti, sinistra incrociata indietro. Il movimento è più piccolo di quello che pensi, perché mi sollevo e scendo, sollevo e scendo, su e giù. Ok, senti come si attiva le fibre sotto il gluteo e respira. 37 secondi e comincerai già a sentirlo, secondo me. Ok, piano piano, su e giù. Metti la mano sotto, senti come diventa come una cordicella dura, come l'elastico che si diventa tesa, e quello gluteo che sta, gran gluteo, ed è bello perché proprio la tappatura dove finisce il gluteo comincia la gamba, c'è il femorale, così vedi lo stacco, cioè gluteo e gamba. Ancora, 5, 4, 3, 2, e relax. Io l'ho sentito, non so voi, ma io l'ho sentito. Ok, incrociamo l'altra gamba, minuto 2, e su giù. Ok, quando facciamo una maratona, che 50 secondi è una maratona, respira, e noterete che il respiro aiuta a affrontare l'impegno, ok, che può essere stanchezza, acido lattico, può essere tante cose, ma il respiro ci porta avanti, ci aiuta quello che io chiamo spostare il dolore nel corpo. E quando faccio una maratona sono stanca e provo di magari, anziché spingere, tirarmi in avanti, provo di spostare la fatica nel corpo. Ci mancano 10 secondi. Continui ragazzi. Ancora, 4 secondi.
due, uno, up. Prendete un peso per favore. Potrete anche farlo o con un elastico o senza peso. Guarda, metto i piedi insieme. Guarda, mi metto su. Talloni insieme. Scendo, salgo. Ok, quando salgo, schiaccio i glutei in avanti. Guarda, schiaccio, scendo, schiaccio. Sembra che sto usando la schiena, no. Rimango giù, bacino in avanti, bacino indietro. Glutei, indietro, glutei, indietro. Schiaccia, quando vieni su, fermo qua. Schiaccia i glutei. Schiaccia, 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 tieni, 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 cominciano a tremare, scendo. Respira, espira, inspira, espira. Ok, schiaccia. Perché il lavoro è qui, 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 schiaccia, schiaccia, schiaccia e scendo. Schiaccia, 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 schiaccia e scendo. E relax. Eccellente, ragazzi. Questo è quello che voglio da voi. Ok, adesso andiamo a fare squat. Base squat. Ok, con peso se ce l'hai. Schiaccia, scendo. Schiaccia e scendo. È vero, quando vengo su faccio uno schiaccio finale del glutei. Così squat, schiaccia, squat. Schiaccia il glutei in avanti. Schiaccia il glutei in avanti. Riuscite a vedere? Ah! Ok, schiaccia. Respira. Ancora. Sì, sì. Schiaccia, 21 secondi, ancora, i pesi aiutano, i pesi aiutano tanto, perché è un grandissimo gruppo, ci permette di fare le scale, ci permette di correre, saltare, schiaccia, ancora due, ancora uno, ok, adesso appoggi. Puoi anche utilizzare, se vuoi, sulla prossima. Mettiamo la sinistra per prima. A fondo che mi alzo. Ok, su. Su. Su, è frontale adesso. Non è incrociato. A fondo che salgo e scendo. Ok? Vai. Sul trampolino mi devo spostare il piede. A terra. Scusate, mi metto qua. A terra è qua. Spingo, salgo, spingo, salgo. Ok, non devi staccare le gambe indietro. Per avere il finale sul trampolino devi sollevare tutto il peso, così è più pesante sul trampolino. Se sei sul trampolino e se sei stanco, puoi spostarti a terra. Però provate o di rallentare il movimento. Spingo sul tallone. 4 secondi. Oh, relax. Cambieremo le gambe. Ok, potete sempre spostare a terra, cambiare, aggiungere peso, togliere peso. La cosa importante è che lavoriamo insieme, tutti insieme, a fare un corpo più sotto le nostre mani, sotto le nostre redini, il corpo che ci permette di gioire, ballare, correre, cantare, per vedere cose che noi esseri umani piace. Correre come se mi porti. Oh, ho conosciuto i cani, come io devo portare i miei cani in giro che altrimenti mi trattano male. Se io non li porto fuori a fare il loro scorrazzamento serale, mi guardano male, mettono il muso. E quando due cani come i miei ti mettono il muso, il cuore ti spezza perché sono troppo dolci. Ancora, 4, 3, 2, 1. 20 minuti ci abbiamo ancora. Perfetta, ancora 3. Allora, scendiamo giù, ragazzi. E andiamo. 25, su, ponte, ponte. 25 per gamba. Ci abbiamo 3 serie. Voglio fare 3 esercizi a terra che mi piacciono. Schiaccia gluteo. Vai, vai. 9 secondi e poi cambieremo la gamba. Sì. Il gluteo sotto che si sta sollevando. 2. Cambia gamba, su e vai. Respira e spingo. Vai. Ancora. La cosa bella di total body, specialmente quando sei in vacanza, è che sai che hai fatto un po' di tutto, c'è la coscienza proprio pulita. 4 secondi ancora. 2.
due, uno, e relax. Ginocchio, grazie. Ok, andiamo. Kickbacks. 3, 25 secondi. Se sei sul trampolino, puoi anche fare piccolo calcio in su, su, su. Tira, 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 tira. 13 secondi, poi cambieremo. Vai, vai. 5, 4, 3, 2, cambia gamba. Su, su. Poi dopo questo abbiamo un minuto. E poi finiremo con addominali, 9 minuti di addominali. Cosa bella, ragazzi, siete veramente superato. Adesso la parte più lunga della lezione. Adesso siamo sul scivolone finale. 4 secondi. Così abbiamo quasi completato dal terzo blocco di 4. Così siamo liberi. Alzate i laterali. 25 per secondo, secondo per lato. Ok. E su, su. 20 secondi e cambiamo lato. Bravi ragazzi. 12 secondi poi cambiamo gamba. 5, 4, 3, 2, cambia. Vai, su. Su. Respira. Tieni quella gamba che se ti giri lo sguardo vedi il collo del piede. Non rubare portandola dietro. E qua. Su, su. 4, 3, 2, 1. Relax. Oh, è la terza serie andata. Quanto siamo contenti? Molto contenti, eh? Ok, ci siamo. 2, 1. Minuto di recupero. Ok, bevete un po' di acqua. Ok, 9 minuti dedicato all'addome. E poi avremo finito il nostro allenamento di oggi. Secondo me potete avere la coscienza pulita. Me la sento riccamente di dire coscienza pulita dopo quelle che abbiamo appena fatto insieme. Molto completo. Ok, vediamo comunque i pesi. Perché vorrei cominciare con comunque punto vita. Punto vita la faremo proprio dondolando destra e sinistra. Però quando dondolo, il bacino viene portato in avanti e devi immaginare di schiacciare un arancio qua, un arancio dall'altra parte. Due. Ok? Ok. Destra e sinistra. E se sei sul trampolino, spingerai con la gamba se siete a terra. Ma puoi anche spingere, perché dirà, spingi con i piedi. Destra e sinistra, destra e sinistra. Spingo dove abbasso il peso. Vedrai che ti dà una contrazione maggiore. Se la fai correttamente, dovrebbe diventare difficile respirare perché stai tirando dentro. L'ombelico, non lo fare con la pancia morbida. Addominali tesi. E vado, vado, vado. Proprio per schiacciare quella arancio, 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 arancio. Se facciamo spremi e agrumi con la nostra costola e la nostra anche. Ancora. Vai, vai, vai. 11 secondi. 7 secondi. Destra e sinistra. 3, 2, 1. E relax. Ok, prendi un peso. Il peso o una bottiglia d'acqua. E facciamo uno dondolo. Ok? Sotto. Ok? Vai, vai. E lanciando il peso, busto leggermente in avanti. Vedi, sono leggermente in avanti. E come se stessi provando di massaggiare sotto le tue costole. Sotto le costole. Respira e dondolo. Ah, 31 secondi. Ah, l'addome è tanta roba. E noi vogliamo fare tutto. Ok? 24 secondi. E ci mancano 7 minuti di addominali. Dopo di questa. 17 secondi. Dondolo, 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 dondolo. Ah, 12 secondi. Continuate ragazzi, 7 secondi. Lancio, lancio, 5 secondi.
Stop, ok, giù we go. Andiamo a fare il Russian twist. Destra e sinistra, vai lento. Ok, lento perché è un lungo. Destra e sinistra. Puoi anche lasciare le gambe giù se ti aiuta meglio. Vai, destra e sinistra. 30 secondi. Poi ti faccio vedere dopo. La plancia laterale è molto efficace. Le mie amiche che stanno a casa senza trampolino, prendetevi o il divano o una sedia molto robusta. Non fare con una sedia che ti scivola via, perché è un movimento dove hai bisogno di un appoggio solido. Però molto bello, molto efficace. La puoi fare anche con una bacia tesa a terra. Ok. Però la cosa importante è di avere un po' di appoggio alto, perché abbasso e salgo con il fianco. Ok, giù, su, ok? E senti come fa una contrazione qua sotto. Ok. Puoi appoggiare anche l'altro braccio se vuoi, perché non sono le braccia che stanno lavorando, è proprio il busto. Pronti per cambiare per 7 secondi, 25 dall'altro lato. 2, cambio. Vengo di qua. E su e giù, vedi che mi vedete? Ok, su e giù. Sollevo e scendo. Come si stesse prendendo? Risucchiare. Verso alto questo busto. Ancora. Vai, ancora, 4 secondi. 2, 1, ok, rimanete vicino a questa stuoia perché andiamo a fare plancia classico, ci siamo? Ok, giù, ok, occhio, faccio su con l'addome, su, ok, tiro su l'addome, ogni piccolo bounce verso alto, come se stessi provando proprio di attaccare l'ombelico sulla colonna vertebrale. Tira su, ancora ragazzi, vai, 22 secondi, e ancora, sì, quanto mi piace levarmi, non so voi, ma per me è una visita quotidiana che mi rimette in sesta. Ancora, su, 4, 3, 2, 1, and relax, yeah. Ok, giù, bicicletta, andiamo, poi un attimo, spostare, wow, ok, andiamo, ok, mi sente, ok, bicicletta, vai, mi giro poco, perché io devo lavorare con pantaloncini corti perché fa molto caldo qua, devi evitare di farti vedere cose non proprio discrete. Ok, giri. Bicicletta, ragazzi. Vai. Abbiamo le tesi. Ancora. Bicicletta. 4, 3, 2, and relax. Ok, andiamo a fare un V-up, che è anche conosciuto come boat pose. Ci siamo? Ok, gambe su. Tengo qua. Questo è un lungo. Potete anche piegare le gambe se vuoi. Poi provi di staccare le braccia, poi riprendi. Scendo. 34 secondi. Su. Qui, tengo le gambe perché mi aiuta, scendo, e sentirai anche che lavora le cosce, che bello, non guasta. 15 secondi, sole che esce, è bello caldo, 9 secondi, su,
Ultimi 5 secondi, teniamola più su possibile, schiena dritta. And relax. Ok, scendiamo giù, facciamo un classico crunch con le gambe a 4. Ok? Croccio le gambe a 4. Piego questa gamba. 25 secondi di crunch classico e poi cambio rollato. Vai. Ancora, tira, tira. Respira. Mi sto avvicinando le spalle alle anche. Adesso sentirai tutto l'addome che si accende. Ancora 4 secondi, poi cambiamo la figura 4. Cambia figura 4, piega la gamba e continui. Ancora. Vai, vai, vai. Bel lavoro stiamo facendo oggi. Dimmi che non abbiamo fatto tutto. Spalle, glutei, che include ovviamente le gambe. Brucia grassi. Oh, vai. Ok. Eccellente. Fammi vedere quante ci abbiamo ancora. Ancora uno, ragazzi. Ok, perfetto. Sforbiciate. Sforbiciate. Uno, due, cambia. Controllo l'addome, non permette l'addome. Mi giro, ok. C'è tanto sole, scusate. Uno, due. Respira. Provi di tenere l'addome sempre piatto. Continua, continua. Vai, vai, vai. 22 secondi. Ok, 15 secondi, ragazzi. Vai, vai, vai. 10 secondi. Relax. Oh, eccellente, ragazzi. Abbiamo fatto un allenamento pazzesco, completo. È veramente utile per tutto il nostro corpo. Allora, io oggi vi invito, non ora perché avete fatto più di 50 minuti di lavoro, ma staccato da questo allenamento, un fluid. Fate uno fluid magari stasera, fate uno fluid in pomeriggio, staccatevi a fare del lavoro calistenico di stretching per tenere la testa sempre anche allenata, perché fluid ci aiuta anche a rilassare qui. E vi auguro una giornata spettacolare, sempre come sempre alla ricerca di te stesso, alla ricerca della tua sogni, alla ricerca di tutto quello che sei. Un bacio dalla Jill, passate una giornata spettacolare. Ciao.